Bene, amici di Telefono.net, dopo averlo visto a Barcellona, finalmente in mano, prossimo alla vendita anche in Italia, Nokia Lumia 720. Andiamo a guardare la confezione, cosa comprende, oltre alle istruzioni rapide, 3 mesi in regalo di Repubblica Mobile, le cuffie auricolari standard, non sono le in-ear, comunque dalla qualità buona, poi il cavo dati USB, micro USB, la chiavetta per togliere sia la SIM card sia la micro SD e il caricabatteria con uscita USB. Ma andiamo a guardarlo più da vicino, prima di tutto scocche in policarbonato, monoscocca, quindi batteria che non è rimovibile ma particolari, veramente curati per quanto riguarda il design. Nel frattempo lo accendiamo col pulsante qua a destra, qua il pulsante per aumentare o abbassare il volume, pulsante con doppio clic per fotocamera, il primo clic è per la messa a fuoco, dietro fotocamera Carl Zeiss 6,7 megapixel, perché questa risoluzione è strana? Perché il sensore è a 16 noni, anteriore da 1.3 megapixel, eccola qua, sopra il jack per le cuffie, qui lo sportellino per la SIM card e qua di fianco lo sportellino per la micro SD, non comodissimi per via del forlino. Io non amo tantissimo i telefoni che hanno il forlino per estrarre i vari accessori, perché non è sempre comodo appunto estrarli. Sotto 3 tasti touch, indietro home e ricerca. Dimensioni 127,7 di altezza, 67,5 di larghezza per soli 9 mm di spessore, 128 grammi, è molto molto leggero il telefono. Nel frattempo selezioniamo il nostro punto d'accesso, ok, 3 Italia, è attivo, torniamo indietro. Vi parlo di batteria, vi dicevo prima, integrata 2000 mAh, integrata ma non è un problema perché è veramente ha una buona autonomia. Sono arrivato tranquillamente con l'uso intensissimo al dopo cena, mentre con un uso tranquillo del weekend sono riuscito a fare ben un giorno e mezzo, quindi veramente una batteria molto molto buona. Display 4.3 pollici diagonale, 800x480 pixel, un vetro curvato ai lati, un bel design, un TFT IPS clear black. Molto bene sotto la luce del sole, i neri non sono nerissimi, quindi al buio si intravede un po' di grigio, però ha un ottimo angolo di visione e i pixel sì, un pochino si vedono, ma comunque 800x480 sono una risoluzione più che degna. Ottima la costruzione, non abbiamo LED né di notifica né di stato, processore è uno Snapdragon S4 dual core da 1 GHz, noi sappiamo che Windows Phone è fluido veramente su ogni terminale, non si sottrae questo Lumia 720 con un HSPA 21 megabit per secondo in download, 576 in upload, 4 bande, anche l'Edge è del tipo a 4 bande, andiamo a vedere nelle impostazioni, la memoria è 512 MB di RAM, ma in realtà girano tutte le applicazioni presente sullo store, possibilità di condividere internet, quindi hotspot wifi, è un monoband il wifi, 8 GB per quanto riguarda la memoria disponibile del telefono, in questo caso ne ho 3,77 liberi, l'ho usato abbastanza ma pur installando anche le mappe di Nokia dell'Italia la memoria rimane comunque interessante, non si possono ancora installare applicazioni e mappe o estensioni dei giochi sulla micro SD, ma come dicevo probabilmente in Microsoft ci stanno pensando sinceramente. C'è l'NFC, manca il DLNA, il GPS è ottimo, Here si apre in un istante. Vedete Windows Phone 8 classico, ormai lo sappiamo, in questo telefono ritroviamo tutta l'esperienza Nokia con le varie applicazioni Nokia, non solo per quanto riguarda Here ma anche per quanto riguarda la fotocamera con la possibilità della fotografia in panorama, ma soprattutto dello studio creativo e insomma tutte le applicazioni che abbiamo visto per quanto riguarda la fotocamera dei Nokia. Ma parliamo subito di parte telefonica, chiamiamo il 139, come vedete l'ho usato tanto in questi giorni, ho fatto tante chiamate, vi posso dire che la ricezione è sempre buona, attiviamo la voce, facciamo il volume. Consultare autonomamente le soglie del suo piano tariffario, digiti 1.
Allora, il viva voce ha, ha un volume che non è altissimo, qua l'altoparlante del viva voce, qua tra l'altro i tre pini, i tre contatti per eventuale ricarica appoggiandolo a una basetta dedicata, ma la voce nella capsula auricolare è veramente buona, alta, in ogni condizione, e dall'altra parte si sentono molto molto bene. Francesco ha dato l'ok a questo 720. Ovvio, rimane un Windows Phone, quindi gestione integrata di volume, suoneria e volume multimediale. C'è chi piace, c'è chi no, ma è una caratteristica di questo Windows Phone 8. La rubrica, lo sapete, è integrata con i social network, è un Windows Phone 8 come tutti gli altri, quindi non abbiamo nessun tipo di novità. Andiamo a visualizzare la messaggistica, partiamo prima dagli SMS, giusto per scrivere qualcosa e verificare la tastiera. Me l'aveva già corretto. Allora, la tastiera è, come vedete, velocissima, non ha problemi con tutti gli altri Windows Phone, possibilità di inserimento vocale, ma non in tutti i campi di testo, solamente dove il programma è predisposto. Per quanto riguarda le email, ci entriamo subito, tra l'altro nella messaggistica è integrata anche la chat di Facebook. Proviamo ad andare in una mail in HTML che mi è appena arrivata. Gestione mail perfetta, come su tutti i Windows Phone, zoom in, zoom out, possibilità di visualizzare le varie cartelle, possibilità di andare a collegare tutte le inbox in un'unica schermata per visualizzarle tutte, veramente mail, non finisco di dirlo, sempre eccezionale su Windows Phone 8. Per quanto riguarda gli altri servizi di messaggistica, per esempio WhatsApp, WhatsApp mi dà una buona esperienza su Nokia, si apre in una velocità abbastanza buona, però l'esperienza che WhatsApp dà su altre piattaforme, prima su tutte Android, secondo su iOS, scusate, è sicuramente superiore. Parliamo di browser web, ci entriamo subito, qua è Internet Explorer, andiamo su telefonia.net, vedete la tastiera com'è veloce, mentre si apre telefonia.net proviamo a andare nelle schede. Guardate quante ne ho aperte, ne chiudiamo un pochino e apriamo quella del Corriere della Sera. Ovviamente presente il desktop mode, non c'è il flash player. L'esperienza è molto buona, diciamo, come un po' su tutti i Windows Phone. Vedete, sia il pinch to zoom, sia il pan, lo spostarci è sempre fluido. Dopo aver provato il browser di HTC One, però abbiamo veramente un gradino di riferimento superiore, e qua per esempio quando ci spostiamo tra una scheda e l'altra il telefono ricarica la pagina, e questo non sempre è simpatico, e soprattutto non abbiamo una reimpaginazione della pagina web così efficiente come su altri sistemi operativi. Comunque la navigazione web, a parte sul telefonino che ha questa malefica pubblicità che ci esce ogni 2x3, ma su altri siti ha una velocità, una piacevolezza di navigazione veramente veramente molto molto buone, quindi browser promosso. Parliamo di multimedialità, quindi torniamo indietro, andiamo alla fotocamera, clicchiamo il pulsante fotocamera dedicato per entrare nella funzionalità. Poche le impostazioni come su tutti i Windows Phone, però un sensore, vi dicevo prima, da 6,7 megapixel ottimizzato per i 16 noni. Anche il flash è molto molto buono, pur essendo piccolo, è abbastanza potente, possibilità di messa a fuoco e scatto in ogni punto della scena. Clicchiamo, scattiamo, possiamo andare a rivedere la fotografia appena scattata, possiamo ovviamente condividerla dove vogliamo, possiamo fare anche il salvataggio automatico su SkyDrive, ma quello che più mi preme far vedere è la qualità delle foto e anche dei video. Allora, se andiamo nel rullino, vi faccio vedere le foto che ho scattato. Ecco, queste sono foto praticamente a zero luce, e guardate il flash come ha illuminato bene la scena. Veramente un po' di rumore, ma per essere foto praticamente quasi al buio sono venute molto molto bene. Questa è la mia classica girandola, queste le foto, guardate che bella questa macro, ma ho fatto una macro, questo è il panorama, possibilità panoramica, una macro ancora più bella, guardate che bella foto,
Sono riuscito a mettere a fuoco in primo piano queste nuove foglioline del mio acero e lo sfondo è fuori fuoco, veramente come una macchina professionale. Ottime le foto, anche i video vengono molto molto bene, avete la possibilità di visualizzarlo tutto qua nella pagina della prova, ma sia il fuoco continuo sia l'adattamento alla luce sono veramente ottimi, quindi un ottimo reparto multimediale per quanto riguarda foto e video. Per quanto riguarda la musica, vi faccio subito ascoltare Bublé e ci andiamo subito, musica, ok, alziamo il volume, poi andiamo a Bublé che qua sta partendo Fever, eccoci qua. Allora, l'altoparlante di sistema non è potentissimo, comunque sente abbastanza bene, dalle cuffie invece si sente decisamente molto molto meglio. Ci sono le varie applicazioni per la musica, soprattutto Nokia Musica, che è esclusiva per i Lumia, che ci consente di creare mix radio istantanei o di ascoltare sia online ma anche offline brani che ci interessano, che poi ovviamente si possono anche acquistare grazie a questo programma, che devo dire è fatto molto molto bene. C'è anche TuneIn, che ascolto molto per le radio online, insomma lo store di Windows Phone sta crescendo, ma proprio di store volevo parlare, tra l'altro mi notifica 3 aggiornamenti, ecco, la notifica degli aggiornamenti su Windows Phone non riesco molto a capirla, a volte funziona bene, a volte invece gli aggiornamenti ci vengono notificati in ritardo, boh, mistero, ma non è un grosso problema. Qui le applicazioni in esclusiva per Nokia, come vedete non c'è AirDrive, quindi il navigatore, perché questo telefono monta la versione classica di AirDrive, quindi quella che si può trovare su ogni Windows Phone da quando l'accordo Microsoft-Nokia ha allargato, diciamo, la disponibilità di questi programmi a tutti i Windows Phone. Per il Lumia 820-920 c'è AirDrive più, per i modelli inferiori c'è AirDrive normale. Cosa cambia? Beh, sostanzialmente molto poco, funziona molto bene il programma, ma su questa versione possiamo scaricare solamente una regione di mappe. Regione non vuol dire Lombardia, Veneto eccetera eccetera, ma regione vuol dire un insieme di paesi, mentre su AirDrive più possiamo scaricare tutti i paesi del mondo. Guardate il GPS, prende veramente velocemente anche dentro al mio studio, il programma lo conosciamo e funziona molto bene su questo 720. Le altre applicazioni Nokia le abbiamo già viste in altre recensioni, su questo 720 funzionano molto bene, le foto per esempio, l'effetto cinema, le foto smart le abbiamo provate bene sul 920 se non sbaglio, e erano programmi veramente che davano una marcia in più a Nokia nel panorama Windows Phone. Compatibilità con Office garantita dall'ottimo Office per Windows, insomma, cosa dirvi, 349 euro il prezzo per un telefono molto molto bello, ben costruito e solido, oltre che ben funzionante in ogni reparto. Costa circa 100 euro meno di 820, perde l'LTE, perde l'AMOLED, perde 512 MB di RAM e la batteria sostituibile, ma perde anche peso e spessore. Nella realtà quotidiana sono mancanze che non pesano un granché, perché l'LTE per ora non fa la differenza. La batteria è molto performante su questo 720 e con 512 MB di RAM gira praticamente tutto bene. Quindi fate voi le vostre considerazioni su quale acquistare. Comunque questo 720 secondo me è un telefono veramente molto ben bilanciato. Per Telefonia.net, Andrea Galeazzi.